Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte. Punta anche ai vertici l'inchiesta avviata dalla Procura di Genova sugli appalti per il Terzo Valico. Nel registro degli indagati è finito pure Pietro Salini, amministratore delegato del colosso Salini Impregilo, la più grande impresa di costruzione italiana che detiene il 64% del COCIF. Ketty Porcentu. Nuova bufera sul Terzo Valico. Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di Pietro Salini, amministratore delegato della Salini Impregilo, il colosso delle imprese di costruzioni italiane, il quale, secondo la Procura di Genova, sarebbe il mandante di quattro appalti truccati. I fatti risalgono al 2 giugno del 2015, quando la DI, nel corso di una conversazione telefonica con Michele Longo, ex general contractor del COCIV, anche lui sotto indagine, avrebbe manovrato quattro commesse sugli scavi del Terzo Valico nei territori di Cravasco in provincia di Genova e a Libarna nel Serravallese, in Vallemme, a Pozzolo Formigaro, tutti e tre in provincia di Alessandria. Nelle informative si legge che Salini avrebbe chiesto a Longo di non far vincere la SALC, l'azienda del cugino Claudio Salini, morto pochi mesi più tardi a Roma in un incidente stradale, oggetto di un'inchiesta poi archiviata su un presunto sabotaggio dei freni dell'auto sulla quale era a bordo. I cugini infatti pare non corressero buoni rapporti e il decesso di Salini avvenne poche settimane prima della sua testimonianza su un tentativo di estorsione subito dai casalesi. Una matassa alquanto intricata, fatta, secondo la Procura Ligure, di appalti pilotati e corruzione. Sull'intercettazione telefonica è arrivata immediatamente la replica di Grazia Volo e Francesco Mucciarelli, legali di Pietro Salini, i quali in una nota spiegano che l'unica conversazione telefonica in mano agli inquirenti è stata interpretate in maniera erronea, in quanto il loro assistito si era limitato ad esternare la sua preoccupazione per la partecipazione alle gare di un'impresa in gravi condizioni economiche, quindi non in grado di eseguire i lavori per un ammontare previsto superiore ai 200 milioni di euro. La Salini Impregilo, che detiene il 64% del COCIV, gestisce e gestirà nel tempo la somma di 7 miliardi di soldi pubblici da distribuire ad altre ditte che si aggiudicheranno i vari appalti per il Terzo Valico. Il suo gruppo invece fattura oltre 6 miliardi l'anno, con 35.000 dipendenti sparsi in 50 paesi, ed è l'incaricato per la tanto discussa costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Il gruppo AMAG di Alessandria ha scelto di festeggiare oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, i suoi primi 40 anni. Stamane a Palatium Vetus un convegno dedicato, mentre al pomeriggio la festa è proseguita al Centro Grigio. Sentiamo De De Vinci. Il 22 marzo di ogni anno si festeggia l'acqua, elemento che è sinonimo di vita, elemento senza il quale probabilmente non esisterebbe nulla. Anche ad Alessandria il gruppo AMAG, che ha la responsabilità delle reti idriche, ha deciso di dedicare una giornata intera alla celebrazione dell'importanza dell'acqua. Stamattina un convegno chiamato Acqua, gocce di vita, che è stata anche l'occasione per festeggiare il compleanno dell'AMAG. Il sottotitolo era Una società giovane come l'acqua che compie 40 anni. Oggi è un giorno non soltanto per festeggiare l'acqua, non soltanto per festeggiare i 40 anni di AMAG, ma per fare anche il punto della situazione, della strategia che sta seguendo un'azienda così importante come quella che gestisce la rete idrica. Nella giornata mondiale dell'acqua abbiamo parlato di prospettive, abbiamo rivolto lo sguardo all'orizzonte, cercando di delineare un cammino, che ha visto l'impegno dell'amministrazione insieme al gruppo nel consolidamento, nel rilancio di AMAG, nella creazione della multi-utility con l'aggregazione dei settori, da quello dei rifiuti a quello dei trasporti, e nella specificazione, dell'impegno che vede AMAG, fare investimenti importanti insieme con l'amministrazione. Oltre 7 milioni di euro di investimenti sull'ammodernamento delle reti idriche, sull'attività di controllo, di analisi, delle nostre acque, sulla creazione di reti fognarie che la città aspettava da oltre 20 anni. E questo naturalmente ci parla di futuro, il futuro del consolidamento del gruppo, gli investimenti, l'attrazione dei investimenti privati senza perdere gli elementi di controllo pubblico, che per quanto riguarda l'acqua ci vedono naturalmente convinti sostenitori dell'acqua.
dell'acqua pubblica e hanno visto il Comune impegnarsi non nel chiedere la ridistribuzione, diciamo così, dei dividendi in una fase anche difficile per la stessa amministrazione, ma chiedere ad AMAG di investire per ammodernare il servizio, per tenerlo controllato. La nostra acqua è pulita, le nostre analisi sono fatte ora per ora e la nostra acqua è anche sicura, e questo non lo diciamo noi ma lo dicono naturalmente gli istituti preposti a fare questo. È stata l'occasione per spiegare anche la complessità della gestione dell'acqua. Sì, l'acqua richiede la più grande quantità di investimenti di tutte le altre aziende del gruppo, perché per gestire questa rete di quasi 1500 km su 63 comuni, la depurazione, il primo trasporto dell'acqua da bere, no, potabile, e poi la depurazione di quest'acqua, sono necessarie risorse in denaro enormi e complessità nella gestione importanti, e quindi effettivamente questo bene prezioso, questo oro blu che abbiamo noi a disposizione in grande quantità, perché abbiamo un bacino quaternario sotto la freschetta enorme, no, che ci consente di vivere tranquilli, non come altri popoli della terra purtroppo. Ecco, noi comunque abbiamo bisogno di enormi risorse di denaro per poterlo trasportare, per poterlo controllare, per poterlo depurare, per poi rimetterlo nei fiumi, per poter garantire la massima sicurezza. La festa dell'acqua e dell'AMAG è poi proseguita nel pomeriggio al Centro Grigio con la premiazione del concorso fotografico Acqua Gocce di Vita. A seguire ancora il concerto dell'Orchestra Classica di Alessandria, Note nell'acqua, una cascata di musica, immagini e parole. E di quest'ultimo appuntamento pomeridiano vi daremo conto domani nel corso delle prossime edizioni. Ora la cronaca: due auto in sosta in via De Gasperi ad Alessandria sono state distrutte nella notte da un incendio doloso. Paura per gli abitanti del quartiere Galimberti per l'ennesimo incendio di alcuni cassonetti dell'immondizia. In 7 mesi ne sono stati distrutti 72, oltre ai cestini raccoglitori. I danni provocati dai vandali sfiorano i 45.000 euro. Sentiamo Franco Capone. 24 ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Alessandria, impegnati oltre ai servizi di routine in una serie di incendi che si sono verificati ieri sera e nella notte. Il più grave degli episodi è avvenuto in via De Gasperi, questa notte, al quartiere Pista di Alessandria, dove sono state incendiate alcune autovetture in sosta. Una delle auto, una Ford Focus che si trovava parcheggiata in questo punto del quartiere, di fronte alla chiesa San Paolo, è quasi completamente bruciata e quello che ne è rimasto della vettura è attualmente sotto sequestro per indagini. Per la squadra giudiziaria e la squadra mobile della Questura di Alessandria ci sono forti dubbi sulla dinamica degli incendi. Dai primi accertamenti raccolti dalla polizia, l'auto pare sia stata data alle fiamme. Il fuoco divampato si è poi propagato ad una Citroen C2 che in un primo momento era stata parcheggiata davanti al veicolo incendiato. Sono in corso indagini da parte della squadra mobile dell'anticrimine della Questura di Alessandria per identificare i piromani. Il secondo episodio si è verificato ieri sera. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Galimberti alle spalle di un supermercato dove un gruppo di vandali ha dato fuoco ad uno dei cassonetti per la raccolta della differenziata. Le fiamme hanno minacciato di propagarsi ad altri contenitori dell'immondizia, con il rischio anche di raggiungere alcune aziende situate nei pressi. I danni causati dall'ennesimo cassonetto bruciato, 72 quelli dati alle fiamme da settembre dello scorso anno ad oggi, hanno provocato danni per oltre 43.000 euro. Il costo di ogni cassonetto è di circa 600 euro. Sulla identificazione delle persone che sarebbero state viste nei pressi del rogo di via Galimberti sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Uno sportello, voltiamo pagina, per la consulenza specialistica per le start-up agricole, per seguire i giovani imprenditori dalla redazione del business plan alla valutazione degli investimenti, alle scelte agronomiche e accesso al credito. Se ne è parlato e se ne occupa la CIA di Alessandria in tutti i centri zona della provincia. Sentiamo. La CIA di Alessandria avvia uno sportello di consulenza specialistica sulle start-up agricole. Come si struttura precisamente questo progetto? A cosa serve?
Beh, serve per dare opportunità a tutti quei giovani che vogliono iniziare un'attività agricola, di dargli l'assistenza, la prima assistenza che per superare le prime difficoltà, si struttura sugli sportelli già aperti nelle zone dove ci sono tecnici specializzati apposta per dare risposte a questi giovani. Chi sono i giovani in agricoltura? Beh, sono tutti, tanti sono sicuramente figli o nipoti di genitori che già conducono le aziende, ma ci sono anche tanti giovani che si stanno avvicinando da percorsi di studio che poi portano a concretizzare proprio la creazione di un'azienda agricola. Mariangela Lavoria ha fatto tutto questo e si è insediata a Ponzone. Sì, esatto. Io insieme ai miei fratelli nonché soci ci siamo insediati il 25 maggio e nell'azienda abbiamo quindi rilevato l'azienda di famiglia, l'azienda di mio padre, che si occupa dell'intera filiera del formaggio, quindi dall'allevamento al prodotto finito, con comunque l'obiettivo quello di ampliare ancora di più la nostra produzione, i nostri prodotti e anche progetti ulteriori in ambito agrisociale, in quanto abbiamo anche un agriturismo e l'intenzione quindi è quella anche di costruire progetti di fattoria didattica e di agricoltura sociale. Quindi sono un'azienda che si occupa degli... Si è celebrata in tutta Italia, in concomitanza con il primo giorno di primavera, la festa degli alberi nelle scuole, istituita dal Ministero dell'Agricoltura. Coldiretti ha aderito all'iniziativa e ad Alessandria ha promosso alla scuola Morbelli di Via Bensi un'occasione di contatto con la natura. La scuola Morbelli ha al suo interno un vero e proprio orto-giardino che per questa festa è stato arricchito con nuovi alberi piantati in collaborazione con molte classi. Erano presenti rappresentanti regionali di Campagna Amica e Terra Nostra Piemonte, sempre della Coldiretti De De Vinci. Per questa bella festa degli alberi abbiamo qui con noi Graziella Boveri, che ha un'azienda dove coltiva le pesche di Volpedo. È venuta a raccontare anche la sua storia, la sua esperienza qui ai ragazzi. Sì, molto volentieri, perché è il mio settore. Oggi alla festa degli alberi è una giornata importantissima, anche perché la frutticoltura è molto a rischio in Italia, rischiamo di perdere proprio il primato. Siccome da 486.000 ettari di terreno coltivato a frutta adesso siamo scesi di 140.000 ettari, per cui c'è stata una forte diminuzione del 33%, e sono a rischio numerosi frutti, stiamo perdendo delle varietà importanti, delle varietà autoctone che sono il patrimonio della nostra Italia, perché sono quelle che ci permettono una coltivazione più sana senza l'uso di tanti fitofarmaci, perché la pianta autoctona è più robusta. E quindi è questo che devono imparare i ragazzi, a coltivare le piante, la frutta del territorio. L'esperienza dell'orto è nata con Coldiretti già 5 anni fa, noi stiamo portando avanti questo progetto con tutte le classi sia della primaria che della scuola dell'infanzia, e crediamo che sia davvero un valore aggiunto importante per una scuola che non tutti possono avere. Ecco, per noi è un vanto, perché la collaborazione con Coldiretti è stata importantissima e la partecipazione anche del comitato genitori, che ci aiuta durante i mesi estivi a portare avanti il lavoro, che poi è nel più bello, no, dei suoi frutti, è molto molto bella e importante. Anche oggi il fatto di poter avere in dono 3 alberi da frutto è una cosa bellissima. Ecco, i bambini possono ammirare nel pieno della fioritura questi alberi. Di che alberi si tratta? Si tratta di un pesconoce, di un ciliegio e di un albicocco. Noi anche come associazione, come Coldiretti, come agriturismi di Campagna Amica, siamo molto attenti al discorso della fattoria didattica, e questo è un bellissimo esempio di didattica. E i bambini veramente amano, cioè il bello, i bambini, io dico sempre, hanno il diritto di sporcarsi con la terra, perché è fondamentale per la loro crescita. Allora, vi piace questa festa che sa un po'? Sì, oh yes! Oh yes. Senti, il contatto con la terra, potersi sporcare un po', piace sempre ai bambini. Sì, però piace. E voi? Va bene ovviamente anche per la nostra salute. Certo, va bene per la salute, perché la natura, gli alberi, no? Sono da lì che inizia. E poi quando abbiamo coltivato tutto, che ne aderisce tutta la scuola, facciamo un mercatino. Mercatino dove vendete cosa? Sì.
gli ortaggi, gli ortaggi. I prodotti che abbiamo coltivato. Per i soldi che ricaviamo per il fondo cassa della scuola. Viva la festa degli alberi! E ora la linea va alla redazione di Torino, Roberto Monteriso. Buonasera e bentrovati a tutti i nostri telespettatori. In occasione dell'equinozio di primavera e fino al prossimo 26 di aprile, la Galleria Sabauda di Torino ospita una piccola mostra denominata Floreali, con 9 quadri della collezione permanente abbinati ad altrettante composizioni di piante e fiori. Andiamo a scoprirla! La primavera alla Galleria Sabauda regala un'emozione in più. Fino al 26 marzo la Pinacoteca torinese ospiterà le installazioni di Floreali, piccola mostra allestita in occasione dell'equinozio di primavera e dedicata ai fiori. Sono stati scelti 9 quadri, 3 al primo piano, 6 al secondo, ai quali sono stati abbinati fiori di diverso tipo, ma anche altri generi di piante, in dialogo con le esplosioni floreali rappresentate nei dipinti. La mostra, allestita alla Galleria Sabauda, è come i fiori, profumata e di breve durata. Presentiamo una piccola esposizione di fiori ispirati alle rappresentazioni botaniche che troviamo nei dipinti della Galleria Sabauda, in particolare dell'età barocca. Quindi i fiori e le piante che i visitatori possono vedere raffigurate nei quadri le abbiamo presentate al naturale. A parte il valore culturale, ci parlano di quali era l'importanza delle piante e dei fiori per la civiltà del 600 e del 700, quali erano i loro valori simbolici ma anche valori spirituali e anche valori economici, hanno anche un valore di preziosità. Alcuni fiori che sono stati fatti pervenire appositamente dall'Olanda sono rari, sono pregiati, sono particolarmente ricercati e delicati. Esponiamo anche dei bulbi di tulipano, nel 600 considerati quasi come delle gemme preziose, e proprio per sottolineare questo carattere prezioso li esponiamo dentro delle scatoline trasparenti. Si cercava una rappresentazione il più possibile realistica, un realismo sorprendente, con un'attenzione al dato botanico quasi scientifica, e insieme però cercare di vivificare queste rappresentazioni con l'aggiunta di gocce d'acqua, con l'aggiunta di insetti e anche con l'aggiunta di una nota sulla vita dei fiori. Alcuni sono nel loro massimo splendore della fioritura, altri sono già un pochino avvizziti e altri già decadenti, e questo è anche una rappresentazione della vita della natura, la vita e la morte. Ed è davvero tutto, restituisco la linea alla redazione di Alessandria. Tra poco nella pagina sportiva curata questa sera da Ketty Porceddu parleremo della Sam Cup di golf, Louisiana Coppie, che parte proprio oggi, che toccherà i più prestigiosi golf club della provincia. L'idea è nata da Marco Semino, consulente marketing per grandi aziende e grande appassionato di questo sport. Il servizio, poi il meteo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni.